Ciao a tutti, sono Matteo dal magazzino di Cambiago. Come ogni settimana vi presentiamo le novità che andranno in pubblicazione la prossima settimana. Sono 10 articoli, come vi ricordo, già acquistabili e quindi già contattandomi potete acquistarli. Già che ci sono, vi do subito i miei contatti: 351-690-4263 o assistenzaclienti@dimanoinmano.it. Scrivetemi eventualmente per altre informazioni aggiuntive anche sui prodotti che vediamo. Oggi vedremo prodotti di antiquariato e arte. Perché? Perché il design l'abbiamo dedicato tutto alla fiera del design che Somo di Alzano Lombardo, che ci vedrà protagonisti questo weekend, quindi sabato e domenica. Quindi anche sia cose che avevamo già pubblicate che alcune novità le vedrete in fiera, quindi venite a trovarci. Vi ricordo di mettere un like se vi piace il video e di iscrivervi al nostro canale YouTube. E partirei Giada con il nostro primo articolo, che è questa specchiera intagliata e dorata dell'Italia della fine del XIX secolo. Una specchiera ornata da cimasa, eccola lì, intagliata e traforata con conchiglia centrale dalla quale si dipartono volute fogliacee. Eccole che ce le sta inquadrando. È stata ridorata e rilaccata successivamente. Le misure sono 165 di altezza, 22 di larghezza e 7 di profondità e il suo prezzo è 770 euro. Dopo circa 95 giorni di fila di pioggia sta arrivando la primavera, sbocciano i fiori e di cosa abbiamo bisogno? Di una coppia di fioriere neobarocche, le abbiamo proprio qui per voi. Appunto, una coppia di fioriere dell'Italia del terzo quarto del XIX secolo. Sono dalle fattezze di console, come potete vedere, a goccia, sorrette da montanti mossi a ricciolo e intagliati con motivi fogliacei di gusto appunto neobarocco. Sono interamente dorate e le loro misure sono 91 di altezza, 67 di larghezza e 41 di profondità. Ve ne ho messa una girata appunto per far vedere che fungono da fioriere. Il loro prezzo è di 3.200 euro. Non succede quasi mai a due come noi di credere che sia possibile trovare un cassettone in questo capannone. Scusami, ma mi faccio prendere dall'entusiasmo con Cremolini. Parliamo di cassettoni, dai. Allora, abbiamo un Comò dell'est dell'Europa di metà XIX secolo, sorretto da piedini torniti a sorreggere montanti che inquadrano tre cassetti. Eccoli qua, sul fronte. La fascia inferiore è ornata e sul fronte e sui fianchi presenta una cornice bacellata. Forse si intravede dal video. È in noce e ornato con filettature in acero. Gli interni sono in pioppo. Vediamo, vi facciamo vedere. Eccolo qua. Lo lasciamo aperto e vi dico che le misure sono 93 di altezza, 123 di larghezza e 57 di profondità per un prezzo davvero interessante di 520 euro. Dopo questa terribile esperienza da cantante, torniamo ai nostri prodotti, al nostro quarto articolo, che è questa seduta di gusto neorinascimentale italiana dell'inizio del XX secolo. È intagliata e realizzata in legni misti, braccioli culminanti con teste di drago e piedini leonini. Lo schienale e la seduta sono imbottiti e rivestiti in cuoio. Le misure sono 75 di altezza, 62 di larghezza e 73 di profondità per un prezzo di 420 euro. Ci troviamo in questo angolo di magazzino dove abbiamo alcuni arredi particolari, tipo questa bellissima cassaforte che trovate sul sito, ma vi vogliamo presentare invece oggi questo trespolo in ferro battuto con bacile in rame. Ci troviamo sempre in Italia, all'inizio del Novecento, è dipinto a policromia con decori a motivi vegetali. Il bacile in rame è bacellato. E le sue misure sono 89 di altezza, 72 di larghezza e 72 di profondità, sono le misure massime, quindi diciamo all'altezza della base. E il suo prezzo è di 520 euro. Finalmente il sole che illumina i nostri comodini Art Déco. È il nostro prossimo articolo. Comodini Art Déco dell'Italia del secondo quarto del XX secolo. Ad un'anta con cassettino interno. Apriamo, eccolo qua.
mentre su un lato presentano vano a giorno con mensola. Sono impiallacciati in noce e radiche, tipiche del periodo Art Deco. Le misure sono 61 di altezza, 54 di larghezza e 39 di profondità, per un prezzo per la coppia di 350 euro. Vi ricordiamo, come sempre, che abbiamo un magazzino di restauro interno e quindi per qualsiasi prodotto vi possiamo fornire un preventivo di restauro minimale, restauro completo, così potete valutarne l'acquisto per avere un prodotto finito a casa. Non so se vi ricordate, l'altra volta vi abbiamo fatto vedere l'arrivo di tantissimi tappeti qua per terra. Li abbiamo già messi a scaffale, ne stanno arrivando tanti perché è uno dei prodotti più richiesti ultimamente. Oggi, quindi andate sul sito per vedere la nostra nuova proposta di tappeti. Oggi cosa vi facciamo vedere? Questo tappeto, l'ho quasi ucciso Giada, che è un tappeto Neimei che arriva dall'Iran. È un 318x210 come misure, quindi bello, bello grande, e è in cotone e lana di fabbricazione manuale. È datato circa 1960-1970, intorno a quegli anni. Il suo prezzo è di 780 euro e vi ricordiamo anche che dovesse piacervi un tappeto ma c'è qualche riparazione da fare o comunque lo volete già lavato, vi preventiviamo anche questi due servizi. Ci troviamo ora in questa parte di negozio per presentarvi due dipinti. Questo è il primo, è un bel dipinto di grandi dimensioni con questo paesaggio con figure del 1930 circa. È un olio su tavola raffigurante un paesaggio di campagna con alberi e colline e vede una dama ed alcuni cavalieri impegnati in una battuta di caccia. La cornice è lignea e coperta sul fronte con stucchi dorati. Le sue misure sono 205x130 e il suo prezzo è di 1000 euro. Proseguiamo e quindi ci portiamo dall'altra parte del negozio, intanto potete ammirare tutti i nostri teatrini ambientati con arredi di modernariato, antiquariato, oggettistica e arte appunto, per farvi vedere quest'altro dipinto, che invece è un dipinto attribuibile a Eugenio Moretti Larese. È un olio su tela di metà 800, intitolata Il giudizio universale. È probabilmente il dipinto preparatorio e di presentazione alla committenza dell'affresco realizzato appunto dal Moretti Larese per la volta della chiesa di Volpago del Montello. Quindi amici di Volpago del Montello, andate a vedere in chiesa se effettivamente sto dicendo la verità. Ed è dedicato, era dedicato appunto a Santa Maria Maddalena. La cornice è di fine 800. E le misure sono 149x80, il suo prezzo è di 1800 euro. Ultimo articolo di oggi è questa scatola in legno laccato a chinoiserie, produzione italiana, di forma rettangolare, è retta da 4 piedini chiusi a ricciolo, presenta ricchi decori in oro sulle fasce laterali, e sul coperchio presenta un mazzo di fiori dipinto a policromia, con dedica su fondo dorato e inciso a motivi ripetuti. Le maniglie laterali sono in bronzo dorato con mascherone. Le sue misure sono 19 cm di altezza, 51 di larghezza e 34 di profondità. È datata 1864, si può vedere, si vede Giada. E vi facciamo vedere anche l'interno, molto bello. Prima di dirvi che il suo prezzo è di 980 euro. Sono passato alle riprese perché oggi voglio presentarvi Giada, che è la nostra social media manager, ma ci presenterà librando. Ciao Giada, ti passo il microfono. Ciao a tutti, sono Giada, come ha detto Matteo, mi occupo dei social qua in Di Mano in Mano e oggi vi presento Librando perché le nostre libraie sono impegnate appunto nella realizzazione di questo evento, evento che si terrà dal 9 al 14 maggio qua in via Castellazzotto. Questo evento appunto prevede una vasta quantità, comunque selezione di volumi di millenni e meridiani in condizioni che sono pari al nuovo. In più troverete anche molto altro di Einaudi e Adelphi e monografie e cataloghi d'arte. Quindi che dire, vi aspettiamo numerosi nei nostri orari di negozio, quindi nel weekend, orario continuato sia sabato che domenica, e vi auguriamo una buona continuazione e una buona presa all'evento.